po' di amarezza che svanisce. La battaglia è ancora lunga, perché io devo essere assolto in corte d'appello a Roma. Quella è stata un'ingiustizia senza limiti che mi ferisce nella mia vita quotidiana. Però oggi sono soddisfatto perché insomma sono mesi e mesi in cui io sto governando questa città, migliorandola con tanta fatica, tanta passione, tanta energia, con questa spada di Damocle sulla testa che non c'è stabilità. Quindi veramente credo che con oggi siamo ancora più forti da un punto di vista istituzionale. Napoli scrive una pagina importante di diritto, di politica, di istituzioni, e la magistratura nel suo complesso tra giustizia amministrativa e giustizia ordinaria dimostra coerenza e ragionevolezza nell'aver affrontato il rapporto tra la legge Severino, i diritti dei cittadini, il diritto di un candidato, la sovranità popolare. Mi sembra che la giustizia prevalga sulla legalità formale. Sì, adesso questo può essere un precedente anche per la questione del Luca. No, come ho detto prima, i casi sono molto diversi. Nella mia vicenda non esisteva la Severino quando mi sono candidato, mentre Luca ha fatto sostanzialmente la campagna elettorale col tema della Severino. Ci sono dei punti di contatto che ovviamente sono il fatto che si parla della stessa legge, di una condanna di primo grado, seppur per fatti molto diversi. Nel mio caso un abuso d'ufficio non patrimoniale per fatti di magistrato e non di amministratore locale, cioè le differenze sono tante. Mettiamolo in questo modo, è un pronunciato, un precedente, facciamo giurisprudenza che può essere utile ad altri casi come quello di Enzo De Luca, ma non vedo veramente nessun tipo di equiparazione giuridica e istituzionale e ovviamente nemmeno di tipo politico. Una delle differenze può essere che per De Luca si mostra la potatura dello Stato. Ognuno c'ha. Allora, l'ho detto in conferenza stampa, i procedimenti sono personali, questo è il processo di Luigi De Magistris. Poi se altri vogliono leggersi le carte, attingono argomenti che possono essere utili ai loro procedimenti, è un conto, ma non possiamo fare una traslazio iudici, cioè non possiamo spostare il caso De Magistris al caso, alla vicenda De Luca, sono due cose completamente diverse. Poi De Luca saprà difendersi e saprà trovare le argomentazioni che gli ritiene nel modo migliore. Io sono molto soddisfatto e voglio ringraziare gli avvocati, che sono stati straordinari sul piano della competenza e dell'equilibrio, sia perché hanno fatto ricorsi magnifici dal punto di vista giuridico, anche perché difendere Luigi De Magistris è molto complicato. Molto complicato, perché io dico sempre quello che penso e dire quello che uno pensa in questo paese è pericoloso, basta vedere quello che ho detto in conferenza stampa. Siccome io poi ai miei avvocati non ho la capacità di pagarli, questo mi rende ancora più, mi crea un senso di colpa, perché li faccio lavorare, certe volte è un legame affettivo, di amore, di amicizia che ci accompagnerà per sempre. Hanno sposato una causa, io ho sposato loro e staremo sempre insieme. Sì, è chiaro, sono contento. L'entusiasmo è eccessivo, ma molto contento. Però è vero che la Corte Costituzionale tornerà. Certo, dimmi che è finito. Il 25 settembre c'è il processo penale. Cominciamo a dare quest'altra notizia, che forse la data non era stata data. Il 25 settembre c'è il processo penale in Corte d'Appello. Il 20 ottobre c'è la Corte Costituzionale. Il 23 ottobre continua il processo civile, per cui oggi c'è stato il provvedimento cautelare. Quindi la strada non è finita, è una lunga corsa giudiziaria che ci accompagnerà alla campagna elettorale del 2016, dove io conto di vincere nuovamente, perché oggi mi sento ancora più carico di ieri. Sindaco, fa strano sentire poi un'istituzione parlare di sistema marcio. C'è qualcuno che lo fa apposta, che mette i bastoni fra le ruote, perché un conto è avercela con Luigi De Magistris e un conto è avercela con il sindaco di Napoli. Ma io l'ho detto spesso, non è da adesso, io da quando vivo nelle istituzioni, da quando ho fatto il magistrato e adesso il sindaco, ho sempre detto, documentato il livello di infiltrazioni mafiose e del livello di corruzione che c'è nel sistema istituzionale e politico, e continuerò a farlo, cioè questo è il mio impegno, la mia missione da uomo delle istituzioni. Io credo nelle istituzioni perché so che ci sono donne e uomini serie, valide e preparate, quindi questa è la mia battaglia. Sì, la può fare anche un messaggio alla Severino. Che senso? No, vabbè, ho detto è strano quando è stata formulata questa norma. Lei contestualmente difendeva Prodi nel quel processo incredibile che ha portato alla mia condanna in primo grado, e poi veniva scritta questa legge che, guarda caso, è stata applicata nei miei confronti. Cioè io sono
la storia della Severino è equiparata alla vicenda di Luigi, al caso De Magistris. Ed è curioso che quel tipo di norma, che non doveva essere prevista secondo la volontà del Parlamento, per questo c'è il profilo anche di incostituzionalità, viene inserita proprio nel momento in cui la Severino difende Prodi in quel processo clamoroso in cui io sono stato condannato in primo grado solamente perché ho osato indagare su un sistema politico affaristico criminale, ho acquisito tabulati di parlamentari, che evidentemente è un delitto di lesa maestà nel nostro paese. E contestualmente, mentre io da pubblico ministero diventavo imputato e mi dovevo difendere, mentre cercavo di difendermi in quel processo, io ero convinto che dovevo essere assolto, la Severino, che difendeva una controparte, scriveva alla Ministra della Giustizia quella norma. Poi vabbè, tutto può succedere nel nostro paese, è successo pure che Mastella faceva il Ministro della Giustizia, il cui nome c'era nell'inchiesta Why Not, e che era stato nominato a Romano Prodi, che era indagato nel processo Why Not e che chiede il trasferimento del PM che indaga sul Presidente del Consiglio, l'ha nominato, e su quel Ministro le cui intercettazioni stava nel processo Why Not, e sono stato io che sono stato trasferito. Cioè, questo è un paese dove il normale diventa sovversivo, e insomma quello che dovrebbe essere la persona su cui si fanno indagini, che poi magari verrà assolto, diventa la normalità del nostro paese e magari scrive anche le leggi e costruisce la legalità formale. Insomma, siamo veramente alla sovversione delle regole minime di una democrazia.